devo ritenermi, tra virgolette, molto fortunata ad essere qui, perché so quello che sta succedendo fuori. In un certo senso io e le mie compagne siamo protette. Io non ho risentito tanto del Covid-19, per cui felice che io stia bene e anche la mia famiglia, anche se è lontana, se sta in Sardegna. Quindi per quello che mi riguarda sono davvero davvero fortunata. Questo per il momento storico in comunità noi stiamo vivendo molto bene, anche se essendo rinchiusi e non potendo uscire è un po' difficoltoso, ma vedendo quello che c'è fuori, la morte, la paura, qui siamo molto protette e stiamo tutte molto bene. La sto vivendo con ansia e paura, perché non sai quello che c'è fuori, non, vivendo qui dentro sei un po' chiusa come in una bolla, ecco. In questo momento sto vivendo la comunità insieme alle mie compagne. Insieme alle mie compagne in modo tranquillo, sereno e con tanta speranza e tanta voglia di ricominciare. Grazie al lavoro dello staff siamo riuscite comunque a continuare. La comunità di Villabina non si è fermata mai. Riuscendo a tutti gli operatori, ognuno di loro hanno messo da parte le loro famiglie per starci vicino giorno dopo giorno e darci delle regole e dei consigli per poter trascorrere questo momento nel miglior modo possibile. Quindi, direi proprio che da quando sono entrata in comunità il 24 febbraio, subito dopo c'è stata la pandemia, per me è stato un luogo sicuro, un luogo protetto e un luogo di vicinanza e amore. Ciao, sono Fabiana. In questo momento sono in comunità e devo dire che apprezzo molto il fatto di essere qui, proprio in questo momento in cui tutti sono isolati, chiusi in casa, tanti in appartamento senza poter uscire. La comunità di Villabina mi ha permesso comunque di avere molti rapporti umani, non sono mai rimasta da sola, ho potuto usufruire dell'ampio spazio verde che c'è. E quindi devo dire la verità, mi ritengo molto fortunata a essere in comunità in questo momento.